ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi commentiamo insieme la seconda puntata di Una mamma per amica di nuovo insieme, Primavera. L'altra volta, non so se l'avete visto, nel caso in cui non l'abbiate visto vi lascio il link da qualche parte, vi ho parlato un po' d'inverno, del primo episodio, dei quattro. Sapete il mio giudizio al riguardo, sebbene io sia una fan sfegatata di Una mamma per amica, non mi ha fatto particolarmente impazzire il primo episodio. Nonostante ciò, proprio vi dico adesso il mio parere, invece di dirvelo alla fine del video, Inverno mi ha entusiasmato di più rispetto a Primavera, perché, tanto per darvi un quadro della situazione, della mia opinione, mentre Inverno non mi aveva entusiasmato molto, Primavera non mi ha entusiasmato affatto, cioè non mi ha cambiato niente, non ha alzato affatto l'asticella del mio gradimento al riguardo. Quindi adesso commentiamo insieme, ho di nuovo la mia agenda e vi dico punto per punto le cose che abbiamo visto insieme, spero che abbiate visto in Primavera, e quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto. La puntata si apre con Lorelai ed Emily dallo psicologo, da una psicologa, e questa è una cosa, una delle tante cose che non verranno più, non saranno più presenti nel revival, poi insomma a lungo andare, dopo le varie puntate, voglio dire sono quattro qua le varie puntate, nel senso che non ci sarà un punto in cui si spiega perché nessuna delle due non va più dalla psicologa. Sappiamo solo che durante questa puntata, dopo varie sedute di Lorelai ed Emily dalla psicologa, in cui non fanno altro che litigare, Emily rinuncia e continua ad andarci solo Lorelai. Lorelai ci va, spiega alla psicologa quanto soffra per la morte del padre, quanto soffra anche, magari non lo dice proprio esplicitamente, però si capisce che lei soffre per la sua situazione sentimentale con Luke, in quanto dopo 9 anni non si sono sposati e non hanno avuto figli. E questa è una cosa che terrà nascosta Luke. Ma dall'altra parte Luke non farà niente di meno, in quanto in questa puntata scopriamo che Emily invita a cena solo Luke, non Lorelai, anche se si presenta anche Lorelai a cena. E praticamente Richard gli ha voluto fare un regalo, gli ha voluto lasciare dei soldi, prima di andarsene naturalmente, ha lasciato i soldi a Luke per costruire quello che Emily definisce il suo impero, cioè costruire una sorta di catena di locali da Luke, ingrandire il suo progetto. E mentre Lorelai non vuole che Luke incontri sua madre, che accetti questi soldi, Luke si vede con Emily ma non lo dice a Lorelai, quindi ecco che qualcosa nel rapporto tra Lorelai e Luke inizia a scricchiolare. D'altra parte abbiamo visto come nella precedente puntata Michelle non voglia ingrandire il Dragonfly e di quanto Lorelai ne soffra. Dall'altra parte Luke non la capisce e quindi c'è una scena fredda, proprio fredda, in cui Lorelai dice a Luke che soffre di questa cosa e lui, tra virgolette, la bacchetta, perché dovrebbe conoscere Michelle e sa che appunto lui si lamenta sempre di tutto. Però la reazione di Lorelai è qualcosa di freddo, perché comunque si vede che qualcosa nel loro rapporto non va come dovrebbe andare. Parliamo invece di Rory. Rory in questa puntata non cambia neanche lei, nel senso non fa niente di diverso. Infatti sappiamo che lei sta a Londra e dice a sua madre che sta da una certa Didi, invece Didi non è altro che Logan, perché è il suo amante. In questo episodio scopriamo meglio che Logan è prossima al matrimonio con una certa Odette, e
C'è una scena, cioè sì, un po' di scene che si ambientano ad Acilton e quelle, devo dire la verità, mi sono piaciute perché lì Rory rincontra di nuovo Paris, rincontra di nuovo il preside Charleston e devo dire che ho visto bene Rory lì dentro, nel senso che l'ho vista a suo agio, l'ho vista proprio nel suo ambiente e ha tenuto anche una lezione a dei ragazzi. E mi è piaciuta molto mentre parlava appunto ai ragazzini e ho pensato che secondo me da professoressa avrebbe fatto carriera. In realtà dopo un po' si vede la scena in cui il preside Charleston chiede a Rory della sua vita e si accorge che in pratica non è altro che una vagabonda perché non ha una sede, cioè non ha una casa e non ha un lavoro fisso, cioè non ha un lavoro, punto. Ha tantissime richieste, cioè tutti la vogliono ma nessuno se la prende Rory e così le chiede di prendere un master e di diventare professoressa lì alla Chilton. Rory rifiuta. Però si, diciamo, capisce che tutti ormai la vedono come una vagabonda, quindi si sente male. E per questo chiama Logan. Ok, adesso io capisco che sono amanti e quindi magari non so, non c'è un rapporto amorevole, nel senso che non c'è un rapporto di amore tra di loro. Però si capisce qui benissimo quanto Rory ci tenga a Logan. Quando è in difficoltà pensa prima a lui e poi a tutto il resto. E infatti lo chiama in questa scena, lo chiama per chiedergli aiuto. E comunque io penso che lei sia fortemente innamorata di Logan, però di questo ne parleremo dopo, vedremo dopo come si evolveranno le cose. Una cosa che mi è piaciuta molto riguardante Star Solo è la festa internazionale del cibo, cioè c'erano diversi stand con il cibo internazionale ed è stata una, diciamo, un'attività tipica di Star Solo che mi è piaciuto rivedere. E mi è piaciuto anche, mi è piaciuta molto la scena in cui Kirk ha presentato il suo secondo film, A Second Film by Kirk. E in realtà lui il primo l'aveva presentato, se non sbaglio, nella seconda stagione, o nella seconda o nella terza, adesso non ricordo bene. E quindi adesso ho rifatto un film molto divertente e sarò ripetitiva, ma Kirk è una delle poche cose molto divertenti di questo nuovo Una mamma per amica. Alla fine, invece, in pratica, Rory deve scrivere un articolo di prova per un giornale e in poche parole le deve scrivere un articolo sulle file a New York. Se non sbaglio, era a New York perché adesso ho un vuoto di memoria e non l'ho nemmeno scritto nell'agenda. Va a New York con Lorelai, incontrano tante persone, non è una parte molto entusiasmante, cioè, una delle tante scene che non mi hanno proprio fatto ridere o comunque emozionato. In pratica però Lorelai dopodiché lascia Rory e va in hotel a riposarsi e Rory continua il suo lavoro. Quando Rory torna da Lorelai e la raggiunge, le dice che è andata a letto con un ragazzo nel frattempo, cioè mentre lei faceva la fila ha incontrato uno travestito, cioè nel senso vestito da una cosa, perché c'era, insomma, c'era una cosa, un'organizzazione, non so, una festa, e in pratica ha incontrato uno e ci è andata a letto. E ok, cioè, boh, Rory che abbiamo conosciuto in 7 stagioni non avrebbe mai fatto questo. È praticamente diversa, diversissima, e io questa cosa la odio, non mi piace. E quindi si lamenta con Lorelai del fatto che si sente cambiata, si vede cambiata, l'abbiamo visto, ce ne siamo accorti anche noi. Voglio dire, si lamenta con la madre del fatto che va a letto con estranei, del fatto che non ha un lavoro, del fatto che non ha una casa e del fatto che non riesce a staccarsi da qualcuno. E Lorelai dice da chi? E Rory gli dice: come, non hai capito che io quando vado a Londra vado da Logan? Non esiste nessuna DD. E lì praticamente proprio lo dice che non riesce a staccarsi da lui. E non lo dice esplicitamente, ma lo amo ancora. E devo dire la verità, questa è una cosa che mi fa impazzire, che mi piace molto, perché io tra i tre sono sempre stata Team Logan. Cioè, la piccolina ero Team Jess. Nel senso, la piccolina mi piaceva molto Jess.
Però poi quando è entrato in scena Logan. Addio Jess, Logan. Voglio dire, Logan secondo me è il ragazzo perfetto per Rory. E mi è piaciuto molto che i coniugi Paladino abbiano scelto Logan come ragazzo di Rory qui nel revival, anche se non è detto. Perché lei abbiamo detto che ancora. Come si chiamava? Paul? Come si chiama Paul, mi sa? E lo dimentico, dimentico anche il nome. Lei dimentica di lasciarlo e dimentico il suo nome. E appunto lei dimentica di lasciarlo. Comunque dobbiamo ancora vedere Jess e Dean in questo revival perché sappiamo che ci sono. Quindi non sappiamo come sono incastrati nella storia, se avranno un coinvolgimento sentimentale con Rory. Io l'ho visto, non ve lo dirò, ma commenteremo insieme le altre due puntate che ci restano. Bene ragazzi, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete seguito anche voi questa seconda puntata di Una Mamma Vera Amica di nuovo insieme. Dopodiché nella prossima commenteremo estate e poi finalmente autunno che è il finale, il gran finale. Aspettatevi un video bello lungo perché lì ci sono parecchie cose. Cioè tutto quello che non è stato messo nel corso delle prime tre puntate verrà messo nel corso di autunno. Quindi niente, noi ci vediamo alla prossima puntata che sarà estate e un bacione. A presto, ciao!